Sono una ventina di famiglie interessate dal problema in via degli Etruschi, le hanno provate tutte, hanno fatto petizioni, hanno interpellato l'assessore all'ambiente calabrese, ma dopo mesi e mesi di richieste nessuna risposta è arrivata e così sono al punto di partenza, anzi, a dire il vero, non si è mai partiti per ripulire via degli Etruschi. Da anni e ultimamente 2 o 3 mesi fa sono stata anche ricevuta dall'assessore calabrese, il quale ci aveva promesso che sarebbe venuto, ho mandato qualcuno a fare un sopralluogo per vedere se si poteva togliere questa campana, se si potessero mettere delle videocamere e qualcosa, ma io non l'ho sentito più, ho ritelefonato. Il numero di telefono giusto per mettersi in contatto con me e in modo che io potevo illustrargli come stava la situazione. Mi hanno chiesto il numero di telefono, ma io non ho mai ricevuto nessuna convocazione e nessuna telefonata. Avete fatto anche una petizione per chiedere? Sì, certo, l'abbiamo mandata anche per conoscenza a Salerno Pulito con varie firme di tutti i condomini che abitano qui nei dintorni. E con questa abbiamo mandato le mail sia all'assessore, dopo la quale ci ricevette, però poi non ha fatto niente. Non solo, ma noi chiediamo anche non solo la rimozione della campana, ma che ci sia uno spazzino, perché io in 32 anni che abito qui non ho mai visto una persona con la scopa e il secchio che hanno gli altri a pulire un po' le cunette che si intasano in inverno, e poi a parte gli animali con tutte queste piccioni, cani, gatti e anche topi. Noi dobbiamo fare la derattizzazione ogni 2 o 3 mesi perché vediamo i topi nei nostri giardini. Ove possibile, se proprio non è possibile togliere la campana, almeno mettere una telecamera, una videocamera lì sopra, su quel palo, in modo tale da far capire alla gente scostumata che c'è un sistema di videosorveglianza, in modo da poter risolverlo una volta e per tutto questo problema.